ambientato nell'anno 2550. In seguito a una catastrofe nucleare sulla Terra, l'umanità è dovuta scappare nello spazio con la navicella Exodus, che è diventata la loro dimora. Non potendo fare molta attività nell'atmosfera e nella navicella, a causa della mancanza di spazio e di risorse, i ragazzi si ritrovano per parlare tra di loro del futuro e delle loro opportunità, degli obiettivi che vorrebbero raggiungere nella loro vita, la possibilità di sentirsi realizzati e la possibilità di essere felici con se stessi e con il proprio futuro. Per questo si ritrovano a parlare. Che noia rimanere qua su questa navicella senza poter fare niente. Se continuo così non avrò futuro, non avrò obiettivi da pormi e da raggiungere se non quello di sopravvivere. Voglio tornare sulla Terra a cercare di dare un significato alla mia vita. Concordo con te, amico. Qua non abbiamo molte opportunità. Anche io vorrei tornare sulla Terra, raggiungere degli obiettivi, come ad esempio la felicità, perché qua non so nemmeno più cosa sia. Voglio mettere in pratica tutte le cose che ho imparato stando nella navicella. Ma quindi per voi cosa significherebbe sentirsi realizzati nella propria vita? Beh, per me sentirsi realizzato vuol dire formarsi una famiglia, avere dei figli e dare loro la possibilità di crescere in un futuro migliore e consentire all'umanità di progredire e di aumentare. La famiglia per me è la cosa più importante perché le relazioni che si creano tra i membri della famiglia sono le più sane, le più importanti, perché consentono di riporre fiducia nelle mani degli altri, provare amore e rispetto nei confronti di altre persone. Questi per me sono i valori più importanti. Per me invece è meglio vivere da soli, perché così ci si può concentrare solo su se stessi e avere tutte le opportunità possibili, senza sprecare tempo e risorse per altre persone che invece non meritano le nostre attenzioni e il nostro tempo, perché sono delle cause perse e non hanno futuro. Io invece concordo con Bino. Per me avere una famiglia è importante ed è un obiettivo da pochi nella vita. Perché anche se avere dei figli magari può essere faticoso e dispendioso e tutto quello che si può volere, però passare il tempo con loro e darli sorridere, darli felici tutti assieme e provare quell'amore per loro è la vera realizzazione della propria vita. Ma come fate voi a dire che queste emozioni sono importanti se è tanto tempo che non le proviamo più, se non si possono vedere o descrivere? Come fate a capire quali emozioni state provando e se state realmente provando delle emozioni? Beh, perché le emozioni non si dimenticano perché sono qualcosa di fisico, è un qualcosa che si prova senza mai dimenticarlo. Quando accade qualcosa di bello, ecco che si prova felicità, ma è qualcosa che non si può vedere o provare. La felicità di ognuno di noi è diversa e ognuno di noi è felice in modi diversi. Concordate? Sì, concordo. La felicità per me non equivale a sentirsi realizzati nella propria vita, perché per me la felicità è legata più alle cose materiali, alle cose che posso vedere e toccare, cosa che posso realmente utilizzare. Sentirsi realizzati nella vita per me vuol dire stare bene con se stessi, vivere in pace e tranquillità. Ma allora vivere in pace e tranquillità non equivale ad essere felice? Se come dici te, essere realizzati vuol dire vivere in pace e tranquillità con se stessi, non vuol dire vivere una vita piacevole e dunque una vita felice. Perché una vita come la vuoi te, senza nessuna condizione. Beh, comunque per me vivere in pace e tranquillità non vuol dire per forza essere felici o sentirsi realizzati, perché tu puoi vivere nel modo che ti piace, ma non vuol dire che sei felice, perché magari hai una vita monotona e sedimentaria. Per me, ad esempio, non sarebbe una vita felice una vita del genere. Per me sentirsi realizzati vuol dire vivere una vita al massimo delle opportunità, senza mai stare fermo e senza mai lasciare nulla di intentato. La vita è una sola e io vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo. Sì, certo, però se vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, non puoi fare programmi per il futuro, decidere la tua vita, ma tutto viene come viene. Per me sentirsi realizzati vuol dire realizzare i propri sogni, che si avevano sin da quando si era bambini. Perché una volta raggiunti questi obiettivi sei veramente contento e felice di quello che hai fatto nella tua vita. Ma quindi per voi felicità e sentirsi realizzati equivalgono? Sono la stessa cosa? Per me sì, perché sei felice solo se raggiungi i tuoi obiettivi e se ti senti veramente realizzato. Per me invece no, perché uno può sentirsi realizzato anche senza essere felice, viceversa. Può essere felice senza sentirsi realizzato. Ecco, dobbiamo tornare nelle nostre camere, la notte si avvicina.
Già, purtroppo dobbiamo andare. A domani, ragazzi, buonanotte. Ci vediamo domani per un'altra riflessione. Preparate un argomento carino, eh. Yeah, okay.